Ciao ragazzi, è passato un giorno dalla super partita tra Juventus e Fiorentina e ovviamente sono qui per riproporvi questa rubrica che avevo messo per la prima volta dopo Milan-Fiorentina. Ovviamente non è una rubrica che posso fare settimanalmente, perché questa è una rubrica che dovrò fare di volta in volta, soprattutto dopo i big match, perché prima, dopo altri match, non diciamo non di cartello, non si vedono, non si riesce a raccogliere abbastanza materiale. Veniamo subito dunque in questa rubrica. Il video, insomma, gli anti-juventini dopo Juventus-Fiorentina Women. E cominciamo subito con questo video. Non ho raccolto tanti commenti, ma ve lo spiego tanti commenti e tante cose, perché ve lo spiego dopo. Cominciamo subito. Il profilo Twitter della Fiorentina, a fine primo tempo, pensate, fa un tweet 0-0, halftime, Juve-Fiorentina, tra l'altro la Juve ha già preso una traversa con Girelli, e il commento più bello è: gli teniamo testa. Cioè, mi ricorda molto la stiamo portando a casa di Suma a Istanbul. E insomma, molto bella, molto bella. In realtà questo video qua non è tanto sui tifosi della Fiorentina, perché questo, a parte che questa battuta qua delle ultime parole famose sembra un po' le ultime parole famose di Medire Gol, ma è un commento, ma i commenti peggiori ovviamente non vengono dai tifosi della Fiorentina, che tra l'altro anche oggi allo stadio si sono comportati benissimo, e che anche su Twitter e Facebook non ho trovato praticamente grande materiale, proprio perché sono dentro nella filosofia del calcio femminile e questo va sicuramente bene. Ma ovviamente in questa lingua, che credo che sia napoletano, ma non lo so perché non lo so parlare, leggo: Wapara partitel rovenerdì che compagnami. Credo che voglia dire: sembra una partita del venerdì con i miei compagni. Io mi auguro che tu sappia giocare, sappia avere un controllo di palla come ce li ha No Bonansea, Girelli, Aria Guagni, e Ilaria Mauro, eccetera. Ho dei dubbi però, ragazzo. Se ce l'hai, palesati, perché secondo me potresti tranquillamente andare a giocare in Serie A, perché saresti un fenomeno, ma non credo che sia così. Comunque, se te sembra questa una partita del venerdì, chissà come mai è diventata una partita della rovenerdì, dopo che sai che la Juve ha vinto, perché questo è un commento dopo il finale della partita. Strano, ecco qua. Poi questo è proprio geniale, si vede proprio che non c'è la Serie A, questa che cos'è, vabbè, e manco la Serie B, né la Formula 1, né il moto mondiale, e infatti si parla solo di calcio femminile, di Bebevio, argomenti di cui non frega una ceppa nessuno. Ora, Bebevio è una delle italiane che ha più seguito su tutti i social, è un atleta credo eccezionale. E insieme a Zanardi l'esempio vivente di come deve essere un uomo o una donna, come deve essere l'essere umano, non mollare mai a nessuna avversità e cercare di andare fino in fondo su tutti i problemi della vita e prenderli col sorriso. Tu già che citi Bebevio, lascia perdere. Sul fatto che del calcio femminile non frega a nessuno, oggi allo stadio c'erano 39.000 persone, pensate se non gliene fregava niente a nessuno. Cioè, favoloso. Ah beh, questo classico. E Sky Sport, questo ho preso da Sky Sport, come potete vedere, è da FGC femminile e c'è la partita, finisce, ladre, si ruba anche al femminile, è meraviglioso, quando leggo queste cose godo il doppio, ladre, perché non c'è stato un niente su cui attaccarsi, una ammonizione, un rosso, un rigore mancato, niente, però ladre, bellissimo, favoloso. E poi anche questo è veramente meraviglioso. Esiste non solo il calcio femminile Juventus, ma anche di altre squadre indegni. Allora, io credo che se noi prendiamo qualunque tifoso di Roma femminile, Verona femminile, Chievo Verona Valpo, tutte le squadre della Serie A, se chiedi qual era il big match della settimana, ti avrebbero detto Juve Fiorentina che vale lo scudetto. Penso. Credo che chiunque l'avrebbe detto. Detto questo, di che cosa vuoi parlare? Appena finita Juventus-Fiorentina, devi parlare di che cosa? Ma di che cosa vuoi parlare? Cioè, non puoi parlare della puteolana, voglio dire, c'è stata Juve-Fiorentina, esiste anche altre squadre, sì, ho capito, però se hai giocato Juve-Fiorentina si parla di Juve-Fiorentina, la Juve ha vinto, si parla della Juve, cioè, vabbè. E poi l'ignorantone del calcio femminile, cioè uno di quelli che non segue il calcio femminile, perché sennò non dice una cavolata del genere. Più che Juve, direi Brescia Calcio batte Fiorentina.
Io non ho messo il seguito dei commenti, ma ve lo dico a voce. Nel seguito dei commenti specifica che è Brescia perché la Juve ha preso tante giocatrici del Brescia. Però il Milan ha preso più giocatrici della Juve del Brescia e addirittura il Milan ha preso la licenza del Brescia. Quindi se c'è una squadra che somiglia più al Brescia dovrebbe essere il Milan. Pur di dire che la Juve non vince, tirano fuori il Brescia, così a caso. Poi per carità, rispetto massimo per il Brescia, però non c'entra nulla in questa situazione. Più che Juve direi Brescia. Allora, visto che c'era l'Anna Clennand, che dal Tavagnacco è passata al Fiorentina, ha perso il Tavagnacco 1-0. Non è così che funziona, ragazzi. E niente, questi sono i commenti che ho raccolto oggi. Non ne ho raccolti tanto perché volevo dar spazio a queste cose qua. Qua adesso vedete i tre articoli, 1, 2 e 3, che sono usciti sui tre quotidiani principali, Gazzetta, Corriere e Tutto Sport. E niente, questo è per sottolineare il grandissimo lavoro che ha fatto la Juve e tutto il movimento del calcio femminile. E oltre a questi che avrete visto prima, volevo aggiungere questo qua sotto: lo stadium pieno, i ragazzi della curva, tutto il dominio bianconero, che saluto come sempre i ragazzi di dominio bianconero, ragazzi e ragazze che hanno riempito lo stadium con la presenza e hanno fatto sentire il loro tifo e il loro affetto verso le ragazze. Questo è il bello del calcio femminile, questo è bello, ragazzi. La Juve ha frantumato, la Juve e la Fiorentina hanno frantumato il record nazionale di incasso, cioè di incasso no perché il ingresso era gratuito, di affluenza allo stadio, con questi 39.000 posti e biglietti venduti, anche se poi erano gratis, ma questo conta zero, perché quando si sente dire anche questa cosa, ma era gratis, grazie, no, c'entra niente, perché in altre partite era gratis, ma l'unica che ha riempito lo stadium è stata la Juve. La Dacia Arena costava 5 euro, mi sembra, 7 euro, cioè una cifra irrisoria, eppure c'era tantissima gente, ma non 40.000 persone, ragazzi. Quindi, e se la Juve ha battuto questo record, un motivo ci sarà. Ricordiamo che la Fiorentina ha dato il franchi per partite molto importanti, tra cui Coppa Campione eccetera, però non ha mai raggiunto questi numeri. Quindi insomma, complimenti alla Juve, complimenti alla Fiorentina, complimenti ai tifosi della Juve, complimenti ai tifosi della Fiorentina. I casi umani che ho visto qua, ragazzi, io li saluto perché scherzo ovviamente come sempre, soprattutto per quel ragazzo che ho messo all'inizio, che è proprio stato proprio le ultime parole famose, quindi meraviglioso. Tutto questo è meraviglioso, a me non resta che salutarvi, ragazzi, mandarvi un grosso abbraccio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like al video, perché dai, sono stato qua, ho 3 ore che sto montando il video, cioè un like è d'obbligo. E niente, vi invito anche, visto che ci siamo, a rispondere a questa domanda. Scrivetemi qua sotto nei commenti chi è stato secondo voi la migliore in campo. Ciao ragazzi.